Ciao, benvenuta e benvenuto nella rubrica delle scrittrici. Oggi il nostro giro libro va in Calabria. Oggi daremo dei suggerimenti di lettura per libri in vacanza molto molto particolari. Come vedete ho tantissimi ospiti, uno diverso dall'altro. Diamo il benvenuto a Loretta Sebastianelli. Ciao. Benvenuta. E lei praticamente fa parte della mia appunto nuova rubrica, quella dedicata ai bambini. Infatti lei è una scrittrice anche addirittura di scuole primarie, giusto? Sì, insieme ad una docente della primaria abbiamo scritto 3 libri che coprono proprio tutto l'arco della primaria, anzi in realtà ancora prima, perché abbiamo scritto un libro per la materna, un libro per la primaria che copre, diciamo così, fino alla terza, e poi ce n'è un terzo che arriva fino alla quinta. Ok, di cui poi dopo ne parliamo. Poi abbiamo Giampiero Menniti. Ciao Giampiero! Buonasera a tutti, ciao a te, carissimo. E lui è il mio scrittore calabrese, di cui abbiamo anche già fatto un'altra diretta insieme a lui, il giorno delle streghe, perché fatto appunto che era il 24 giugno, la festa di San Giovanni, dove appunto con lui abbiamo parlato del suo e del mio libro dedicato proprio alle streghe e le erbarie, mentre oggi Giampiero ci farà una bella sorpresa, vero? Spero di sì. Parlando d'arte, in genere si va sul sicuro, quindi speriamo sì, che sia apprezzato. Giampiero è scrittore, giornalista e critico d'arte, quindi oggi ci racconterà cose interessanti. E poi abbiamo lui, il solito nostro Stefano Militello, con il quale stiamo affrontando questa bella avventura di girare l'Italia regione per farvi conoscere sia la regione a livello turistico e poi anche a livello appunto di libri, quindi proprio far conoscere l'Italia attraverso i libri, proprio perché chi non può andare in vacanza, se vuole però può leggerli benissimo sui libri. Allora iniziamo, eccolo qua, Città e Borghi d'Italia, Susil Edizione. Oggi parliamo di Calabria, che ci racconti? Allora, oggi tocca la Calabria, ecco, dopo Sicilia, Sardegna, oggi Calabria. Innanzitutto ringrazio sempre la Susil Edizioni per il libro. Cosa vi dico? Allora, la Calabria in realtà è una regione che è famosa sicuramente per la parte delle spiagge, ma in realtà ha tante zone particolari, cioè si va dalla costa tirrenica che inizia, diciamo, poi la parte che riguarda, non so, paesi come Scalea, Diamante, fino ad arrivare poi giù fino a Mantea. E poi c'è tutta la parte anche sud, dalla Costa Viola, la Costa dei Gelsomini, alla Costa dei Saraceni, quindi ci sono varie, diciamo, varie spiagge molto interessanti. E poi c'è la parte del Golfo di Squillace, molto bella, dove tra l'altro ci sono vari borghi medievali che si affacciano, diciamo, sul golfo e sul mare, che danno anche un certo fascino. Sicuramente alcune località, direi, nello Ione mi viene in mente Soverato, nella parte invece tirrenica, direi, ecco, non so, fa pensare anche Tropea, molto famosa, non soltanto per la cipolla, ma sicuramente anche per il paesaggio. È buona la cipolla, a me piace. Io non la mangio la cipolla, sapete che, ecco, in Calabria mi uccideranno perché non mangio l'anduja, non mangio la cipolla. In compenso adoro il bergamotto, che mi piace molto, che tra l'altro si trova veramente raramente. Mi piacciono i cedri, da qui viene anche la Riviera dei Cedri. Poi niente, sicuramente anche dal punto di vista enogastronomico la Calabria ha dei prodotti che si stanno esportando nel mondo, anche oltre al peperoncino, che sapete che anche esistono addirittura anche dei vini, non so, posso pensare il Cirò, è un vino comunque sicuramente pregiato, e quindi, come diciamo un po' tutta anche l'altra regione d'Italia, ha delle caratteristiche culinarie da non perdere, secondo me, ecco. Però oltre all'enogastronomia e alle spiagge, io direi che poi la Calabria ha dei borghi, tra l'altro qualcuno l'ho scoperto anch'io studiando, analizzando, chiedendo,
molto interessanti. Ecco, non lo so, io ne vorrei citare qualcuno. Ecco, c'è Stilo che ha questa, la Cattolica, che è un monumento bellissimo. Ecco, poi Gian Piero sicuramente è uno studioso di storia dell'arte, quindi sicuramente ne saprà più di me. Poi c'è Gerace, che è un altro borgo molto bello. Poi ce n'è uno curioso, lo chiamano Altomonte, che sta verso il Pollino, la città dei matrimoni, che dicono che sì, sì, so questa cosa, ecco, particolare. Poi non lo so, ci sono anche tanti castelli, pensate anche Cosenza, che ha un bellissimo castello normanno, e poi tanti musei, ecco, direi, oltre i famosi bronzi di Riace, alcune aree archeologiche particolari. Ecco, prima si parlava proprio con, diciamo, con Gian Piero, che c'è un'area che è quella di Roccelletta, dove c'è un'area archeologica che, diciamo, viene anche adibita per location poi cinematografiche, probabilmente, come ho letto anche Pentedattilo, che viene chiamata nel mio libro, l'ho premiata come borgo fantasma. Sapete che io ho premiato dei borghi, no? In tutte le regioni. C'è il borgo fantasma, il borgo culinario, il borgo carnevalesco. Ecco, Pentedattilo è particolare perché ci sono, diciamo, nella zona verso l'Aspromonte, ci sono queste cinque dita, qualcuno le chiama le dita del diavolo, e quindi ha, diciamo, come posso dire, è particolare, ecco, e anche lì so che è una zona dove vengono poi utilizzate per location cinematografiche. Poi da non perdere sicuramente, ecco, la Sila e l'Aspromonte. Tra l'altro, io quando ero ragazzo, una delle prime, diciamo, gite in bicicletta la feci proprio sulla Sila, e mi ricordo che quando arrivai a un certo punto vidi tutti questi laghi e pensai, ma che sono, in Scozia? Ecco, questa mi venne questa cosa curiosa, e invece ero sulla Sila, molto bello, mi ricordo l'Ampollino, ecco, questo lago molto bello. E, non lo so, ecco, poi anche nel libro, che è l'ultimo Fantagiro, che io racconto dell'Italia del ciclismo, Elena ogni tanto lo ricordo, e anche lì c'è una bella tappa in Calabria dove passa sulla Sila e racconto anche su qualche borgo, diciamo, piccolino, dove passa, diciamo, tra cui da Mantea vanno verso, diciamo, l'interno. Poi non lo so, qualcos'altro, ecco, direi un'altra fortezza molto bella, che è veramente unica, è quella di Le Castella, che tra l'altro sta proprio sul mare, questo bellissimo castello sul mare. Poi non lo so, ecco, alcuni eventi particolari, ecco, Magna Grecia Festival nell'area portuale di Catanzaro, non lo so, ecco, mi viene in mente questa, poi ce ne saranno sicuramente tantissime. Poi ho scoperto che c'è anche la città del miele, che è a Maroni, e quindi anche in Calabria. A Maroni. Sì, ho sbagliato la... No, è normale, Amaroni. Cosa sono? È la cittadina. È una cittadina. La cittadina piccolina. Sono stato confuso dal nome Amarone del Veneto. Tu stavi pensando al vino. Al vino. No, ma figurati, non era una correzione, era... No, fai bene. Giusto per. No, è stato... Ah, se io penso che questo, ci sto a fare. Niente, poi per il resto penso che è tutta da scoprire la Calabria, e insomma andate, perché ci sono veramente tante bellissime località. Io tantissimi anni fa mi ricordo era a Campora San Giovanni e feci questo giro sulla Sila, poi mi ricordo il santuario di Paola, e poi continuai, diciamo, nella parte nord, andai fino al Pollino e poi sbucai in Basilicata. Insomma, feci un bel giro, avevo 12 anni, quindi insomma qualche anno dopo tornai nella zona dell'Aspromonte, dove andai feci la scalata a Gambari, e mi ricordo questo posto, ecco, eri di sopra, niente. E poi da lì sono andato in Sicilia, quindi come vedete, insomma, anch'io ho girato. Perché Stefano è un ex ciclista, quindi per questo ha girato tutta Italia. Sì, poi c'è questo dubbio, ecco, mi fa venire in mente la litigata tra Reggio Calabria, tra virgolette, simpatica, tra la Pignolata, che dicono alcuni che è di Messina, altri di Reggio Calabria, lì c'è un po' la discussione, poi non lo so, questo lascio alla storia. Io mi ricordo, ecco, la torta regina, ecco, un'altra cosa particolare, ecco,
Poi cosa consigli alle persone di visitare in Calabria? Io direi i borghi, andate a vedere il mare, ma fate anche un passo a vedere le montagne che sono bellissime. Questa è l'idea mia, Elena, poi. Ok, ti ringrazio, poi dopo ritorneremo da te. Certo. Adesso passiamo al nostro Giampiero Minniti, che appunto con lui abbiamo deciso di parlare d'arte. Questo qui, come vedete, Sguardi sull'arte, libro terzo, perché ne ha fatti tre. Short art books, che vuol dire piccoli libri d'arte? Esatto, diciamo brevi. Sono dei racconti intorno a delle opere d'arte, specialmente di pittura, ma anche di scultura. Brevi, che hanno la caratteristica di essere brevi, di essere molto concentrati. Non è una roba alla Twitter, intendiamoci. Quindi diciamo che c'è una certa varietà, magari da una mezza pagina a una pagina, però è un modo per raccontare l'arte molto leggero e nello stesso tempo in grado di incuriosire intorno alle opere, visti gli accenni che cerco di inserire, che hanno anche lo scopo di inquadrare l'opera storicamente, ma anche e soprattutto dal punto di vista emozionale, perché un'opera, diciamo, non è che ha sempre la didascalia sotto, si va a vedere un'opera d'arte, magari non si è preparati, quindi io cerco attraverso questi libri, sono questa collana di short art books, di raccontare l'arte dal punto di vista dell'emozione e quindi in questo modo di avvicinare anche chi non conosce la storia dell'arte, non è particolarmente ferrato in questa materia, però può avvicinarsi perché l'arte fornisce tutti gli elementi per poter ambire a sentire delle emozioni. Ecco, questo quindi è il senso, può essere usato anche come un libro, diciamo, tra virgolette, turistico, nel senso che appunto le persone leggendo questo libro possono anche organizzarsi un piccolo tour d'arte? Beh, credo di sì. Insomma, già su questi tre volumi ce ne sono parecchie di opere, parliamo di circa 100 opere a volume, quindi siamo sulle 300, che ovviamente spaziano, non sono solo opere italiane, anche straniere, ma molte sono ovviamente, fanno riferimento a luoghi d'arte che sono italiani, quindi è certamente un'opportunità per stare e fare un giro in Italia, ma anche per andare all'estero, quindi diciamo che l'arte non ha confini, va. Mm-hmm. Mettiamola così. Qual è l'opera d'arte che ti è piaciuta di più? Bella domanda. No, non ce n'è una. L'arte è stimolante tutta, quindi non ce n'è una in particolare. Che ti ha allora incuriosito, che ti è rimasta un po' particolare, no? Ti ricordi io quando ti ho raccontato, io sono andata al Museo Barberini qui a Roma, che è pieno di quadri giganti, sì. E praticamente sono rimasta molto impressionata perché tutti avevano le scarpe, era la prima volta che notavo che i quadri avessero le scarpe e gli uomini avevano lo stivale, la donna invece aveva una specie di sandaletto fatto ad infradito con il tacco. Hai capito. E quindi questa cosa mi ha molto incuriosito. Dai, quindi tu non hai qualcosa così che ti è rimasto un po' impresso? Ma guarda, no, qualcosa te la voglio raccontare. Questa è molto breve, è proprio tratto dal testo. Siccome è breve può essere interessante. Ho preso tre opere, una di Giotto, L'incontro di Anna e Gioacchino alla Porta d'Oro, che si trova nella Cappella degli Scrovegni a Padova, dove c'è questo famoso bacio che è considerato il primo bacio della storia dell'arte. E poi un'altra opera è quella di Simone Martini, L'Annunciazione tra i Santi, con un dettaglio della Madonna che insomma riceve l'Annunciazione, ha questo sguardo
molto raccolto e in qualche modo distante. E infine un'opera di Jan van Eyck, che è il polittico dell'Agnello Mistico, che si trova nella cattedrale di San Bavone a Gand, mentre Simone Martini e l'Annunciazione si trova negli Uffizi, agli Uffizi a Firenze. Ecco, per raccontare queste tre opere, se mi permetti, ti leggo proprio tre righe, in modo da anche, ti sai, incuriosire. È come se fossero dei post, potremmo anche definirli così. Questo è intitolato Segni nascosti. Per comprendere i nostri antenati occorre osservare i loro dipinti come espressioni di ideali estetici. Ma non basta. Le immagini inevitabilmente appartenevano alla dimensione sociale, alle regole del rappresentabile ed al come si dovesse realizzare un'opera figurativa su commissione. I temi non si discostavano dal sacro e il sacro rispondeva alla cultura diffusa del tempo. Tuttavia, vissuto così, non sembra comunicare molto di più. Eppure i pensieri privati, le idee, le suggestioni, li si ritrova nei volti dell'immagine devozionale e in tanti impercettibili particolari che ogni artista, con ambigua libertà, introduceva nei dipinti. È da queste letture più profonde che nasce la possibilità di addentrarsi nel passato, scoprendo nell'incarnato di una figura trascendente la forma di passioni nascoste, a volte brucianti, di concupiscenza, trasfigurando lo spirito in corporeità. Ecco, questo era un modo per raccontare tre pezzi d'arte sacra, però con un risvolto, diciamo così, più mondano, perché dietro queste opere spesso c'è veramente una tendenza carnale che in quelle epoche veniva trasfigurata attraverso le figure sacre, cosa che può sembrare un po' strana, ma in realtà non lo è affatto. No, infatti, molto molto carini. L'idea di fare uno short, quindi un libro breve, perché di solito poi, soprattutto in Italia, non è che, soprattutto dagli editori, non sono molto amati, no? Sempre questi romanzi minimo da 100 pagine in poi. Invece io la trovo una cosa molto molto carina, perché lo short book naturalmente invece avvicina molto di più i lettori, proprio perché sono cose più leggere, che essere leggere poi non vuol dire superficiali, no, ma vuol dire naturalmente più semplici, più semplificate, no, e quindi possono far avvicinare il lettore. Come ti è venuto in mente addirittura di farlo con l'arte? Beh, intanto è la passione personale per l'arte. E poi perché, insomma, credo che si debba imparare a raccontare l'arte per quella che era ed è sempre stata. Cioè, l'arte non è una cosa, non era una cosa che appartenesse ad una sorta di elite. L'arte era sempre stata di popolo, anche quando è stata arte sacra, e soprattutto quando è stata arte sacra. È stata sempre arte di popolo. L'arte parlava attraverso e parla attraverso una figura. Quindi c'è la sintesi, c'è una operazione, se vogliamo, di comunicazione molto diretta. E allora, ammantare queste opere di un racconto di storia dell'arte molto pesante, molto, diciamo così, accademico, non mi sembra sia il modo migliore per avvicinare quella che l'arte è sempre stata, cioè qualcosa che immediatamente viene percepita. Quindi i racconti sono brevissimi, come quello che ti ho letto, ma che ti introducono, ti incuriosiscono, e poi magari chi vuole approfondire riuscirà a farlo. Però non possiamo, come dire, fare dell'arte sempre un volume ponderoso e pesante, e forse anche polveroso. Certo. E rimanendo in Calabria, l'artista quindi calabrese per eccellenza? Ebbene, ce ne sono, alcuni sono misconosciuti. Quello più conosciuto è Mattia Preti. Mattia Preti, di cui ci sono delle splendide opere a Taverna, un paesino della provincia di Catanzaro, dove c'è un museo dedicato, peraltro,
in gran parte dedicato a Mattia Preti, c'è la chiesa matrice dove sono presenti queste opere. Beh, Mattia Preti è stato, può essere definito, intanto era il cavaliere calabrese, allora questo dire di cavaliere ci porta un po' in sintonia e ci fa ricordare la figura di Caravaggio, e in effetti Mattia Preti è stato uno dei caravaggeschi, possiamo dire così, vissuto tra il 1613 e il 1699, quindi ha vissuto tutta l'epoca del barocco, è stato uno dei protagonisti del Seicento, molto rinomato e conosciuto a Napoli, dove è stato iniziatore della scuola barocca napoletana, e è stato cavaliere di Malta, quindi è riuscito a fare quello che non è riuscito al povero Caravaggio, il quale è morto molto giovane, ma insomma Mattia Preti peraltro definito in maniera particolarmente significativa da uno dei più grandi storici dell'arte italiani, che Roberto Longhi, che è quello che ha scoperto Caravaggio, che ha riportato Caravaggio nelle cronache, perché Caravaggio fino alla metà del Novecento era molto poco conosciuto, oggi è quasi un divo, ma lo si deve a Roberto Longhi. E quindi insomma definì il cavaliere calabrese potente, mi pare l'espressione sia di questo genere, insomma potente e particolarmente colpisce per il colore, colpisce per la luce, colpisce per una capacità di essere veramente uno dei continuatori di Caravaggio, è davvero uno dei, potremmo definirlo tutto sommato tra i grandi pittori del Seicento italiano, veramente tra i grandi, ed è qui, è nato a Taverna in Calabria. Quindi noi abbiamo veramente in Italia tanto che nasce anche nei piccoli paesini, nelle regioni, cioè nel senso che non c'è solo Roma, solo Parigi, solo insomma Londra, ma in realtà abbiamo proprio tanto in tutti i paesini piccolini proprio d'Italia. Ce lo diceva Stefano, che fa un'opera estremamente meritoria e molto faticosa, cioè a girarla tutta l'Italia e andare a vedere tutto. Ma ci vorrebbero, insomma, certamente alcune settimane per visitare una piccola regione come la Calabria e vedere tutto quello che c'è, alcune settimane, forse qualcosa di più. Figuriamoci ad andare in giro per i borghi d'Italia e andarli a vedere tutti, cara Elena, ma insomma, davvero se ne sta due o tre anni non fa altro che questo. E via, ma c'è veramente, il nostro paese ha tantissimo da vedere e da far vedere e non abbiamo, non, io credo di conoscere qualcosa, non c'è paese pari al mondo, cioè gli inglesi, tanto per parlare di qualcosa che c'è molto vicina, si sono venduti e continuano a vendersi un mostro di Loch Ness che non esiste e fanno turismo così. Noi avremmo qualcosa di... Noi ce l'abbiamo veramente, i nostri mostri. No, vabbè, noi non lo so cosa ci abbiamo, però ci abbiamo mostri d'arte, mostri di architettura, mostri di scultura, mostri di pittura, mostri d'ambiente, abbiamo delle zone meravigliose. Quindi io dico, ricordiamoci sempre che l'Italia è il paese più premiato dall'UNESCO. Quindi davvero a visitare questo paese, e poi noi eravamo la meta del Grand Tour, abbiamo perso questo scettro, ma le opere e l'Italia bellissima, straordinaria del Grand Tour esiste ancora, e che non la sappiamo vendere, non la sappiamo proporre, quindi le cose che fa di grande merito, davvero un plauso dal punto di vista. Benissimo. Ora invece passiamo a
un nuovo turismo, vedo qui Gelli, il pesce, la strega, i pirati, quindi andiamo nel sottofondo, andiamo nella fantasia, vero Loretta? Assolutamente sì. Qui facciamo un altro tipo di turismo. Turismo interno, allora, anche se è molto legato comunque al discorso che abbiamo appena fatto, cioè da Art Counselor posso dire che l'immagine archetipica che noi riconosciamo, no? Non solo quando scriviamo ma anche quando guardiamo un'opera d'arte è un passaggio, un processo importantissimo, è quasi quello che ci attiva, no? Anche ad andare a cercare che cosa c'è dentro di noi rispetto a quello che stiamo guardando. Quando guardiamo ad esempio un quadro piuttosto che un'opera d'arte, ecco, nelle storie è quasi così, diciamo. Ecco, cominciamo da qui, leghiamolo un po', no? Sì. E allora, dai, raccontaci un po' di Gel e quindi un po' di questa tua scrittura che riguarda quindi i bambini, proprio perché noi appunto a Libri in Vacanza vogliamo incentivare anche un po' la lettura per i piccoli e quindi stiamo dando dei suggerimenti ogni settimana di libri da leggere. Quindi raccontaci di Gel. Allora, la prima cosa che posso dire intanto è che questo è un libro operativo. E è un libro operativo, ma io lo faccio vedere da qui. Sì. È un libro operativo, significa che non è soltanto per i bambini, ma anche per le insegnanti che, ad esempio, abbiano voglia di conoscere uno strumento operativo rispetto alla produzione scritta, rispetto alla creazione delle storie. E questo in particolare è uno dei libri per bambini più corposi, che ha all'interno un metodo didattico per raccontare storie. E in realtà, come ti dicevo insomma prima, nel pre-diretta, questi due libri sono nati un po' insieme, non so se si vedono. Sì, aspetta che ti ingrandisco, ecco. Ok, quindi già lei, il pesciolino praticamente. Sì, diciamo che questa, poi se mai lo leggerai capirai che è una domanda alla quale io rispondo un po' glissando perché c'è un colpo di scena rispetto a questa questione qui, no? Però diciamo che noi conosciamo Gel come un pesciolino e in questo più piccolo, che è pensato addirittura per i bambini della materna, c'è un metodo didattico che riguarda lo storytelling e poi una storia relativa a Gel. E la cosa carina è che i libri sono comunque tutti illustrati, quindi l'illustratrice secondo me ha fatto veramente un lavoro pazzesco. Ci sono delle illustrazioni. Vuoi dirne il nome? Sì, assolutamente sì. Allora, Emanuela Casula, che è una delle illustratrici insomma di Rapsodia, e insieme a Olmina Siani, che è la docente con la quale ho scritto questo libro, l'abbiamo scelta proprio perché ci piaceva la sua rappresentazione di quello che era il nostro personaggio. E quindi, come ti dicevo, insomma, questi libri sono nati insieme un po' per accompagnare i bambini, già da molto piccoli, a raccontare le storie. Quindi entrambi hanno un metodo didattico. Il primo, questo piccolino, ha un metodo didattico, come ti dicevo, che si basa sullo storytelling e si chiama Carta in Tasca. Sono dei metodi didattici che sono stati sperimentati in classe, sia dalla docente Olmina Siani, sia da me, quando si poteva andare in classe, si poteva andare a lavorare nelle scuole, insomma, per ora siamo fermi da questo punto di vista. Mentre l'altro, che è il libro operativo, e dico operativo perché proprio all'interno contiene dei box, anche proprio per far fare un percorso ai bambini che non sia soltanto relativo alle storie, ma anche proprio alla conoscenza di tutti gli elementi che girano intorno alla costruzione di una storia. E poi ci sono anche delle parti proprio interattive, quindi si può, che ne so, ritagliare il proprio segnalibro piuttosto che creare i dadi che poi serviranno per il metodo didattico che inventa le storie. E quindi è un libro operativo per questo motivo. E all'interno di Gel, quello per la primaria, ma diciamo un po' per i bambini un po' più grandi, quindi dalla prima alla terza, che è questo qui. Okay. Qui invece c'è un altro metodo didattico che si chiama 1, 2, 3 storia, che consiste proprio nella creazione pratica della storia attraverso degli strumenti che sono contenuti nel libro. Quindi io ad esempio quando sono andata in classe con l'aiuto delle insegnanti abbiamo fatto sì che i bambini potessero avere i loro dadi, i loro personaggi, le loro carte e poi proprio dar vita a delle storie seguendo un po', come dire, l'emulazione della storia che avevano appena letto. Quindi questo è... L'avete poi messo anche a livello teatrale o è stata solo costruita come storia?
Allora, un bellissimo lavoro a livello teatrale sì, l'ho fatto, non nello specifico con questo libro, ma con un progetto che ho portato in una delle scuole primarie che ho qui, e questo progetto si chiama Superfanta Mega Me, e quindi abbiamo raccontato una storia tutti insieme attraverso lo storytelling e poi l'abbiamo messa in scena. E ovviamente abbiamo utilizzato un po' tutti gli strumenti, no? Sia quelli di carta in tasca che quelli di un, due, tre storia, ma anche quelli della storia in una mano, che è l'altro libro, quello che manca, che invece accompagna i bambini un po' più grandini della quarta e della quinta. E quindi insomma è un po' un mix, no? di tutti gli strumenti creativi che mi piace mettere a disposizione dei bambini, ma diciamo che loro hanno lo strumento primario, questa capacità di immaginare qualunque cosa sono in grado di immaginare, ma anche qualunque cosa che noi riusciamo a stimolare, no? Poi, certo. Secondo te piace ai bambini leggere? Non sempre. Cioè, io ho visto che ci sono proprio gli appassionati e, come dire, sai, quelli che poi a un certo punto iniziano a leggersi Harry Potter, piuttosto, no? Che i libroni un po' più impegnativi, e verso la quarta, la quinta, insomma, si inizia già con questa esplorazione. Una cosa che ti posso dire rispetto alla lettura, ai bambini piace leggere le storie che scrivono, che è già un inizio, no? E un'altra cosa invece che funzionava molto rispetto alle storie che sono narrate poi in questi libri era ovviamente raccontargliela. Quindi poi raccontargliela e dargli dei punti di riferimento per quella che è stata la mia esperienza, poi gli permetteva di andare proprio a cercare le storie, perché magari i bambini si affezionano a un personaggio, allora vogliono andare a vedere com'è fatto, lo vogliono conoscere. E quindi ecco, c'era questa lettura un po' più esplorativa, chiamiamola così, o comunque che fungeva in qualche modo da rinforzo. Quindi l'audiolibro secondo te può essere uno strumento per diciamo abituare e far amare alla lettura i bambini? Visto che allora, questa è una domanda molto interessante, probabilmente lo sperimenterò, nel senso che io ho visto che funziona moltissimo raccontare le storie, io ad esempio le racconto con le marionette piuttosto che con un'animazione, no? Con diciamo un teatrino, e questo coinvolge moltissimo i bambini, oppure con le cose che sono in aula, quindi magari mi invento una storia e la racconto poi con tutto quello che trovo, che può essere veramente il semplice gesso, cancellino, le cose che trovo sulla cattedra, nei cassetti delle maestre, quindi far sì che sia un processo interattivo per loro funziona molto bene, cioè aiuta a mantenere l'attenzione viva. Però ecco, posso parlare per quella che è stata la mia esperienza a scuola. E come nasce quindi la tua passione per scrivere per bambini? Guarda, l'abbiamo scritto anche in questo libro qua. In realtà io ho conosciuto questa docente della primaria che ha questa passione per le storie, e quindi abbiamo iniziato un po' per gioco, cioè io sono stata invitata nella sua classe a raccontare una storia, con questo grande coinvolgimento da parte dei bambini. Dopodiché abbiamo iniziato da qui e poi dopo la storia è stata ok, adesso abbiamo, cioè, hai raccontato una storia, ma ci insegni anche a scrivere una storia. E quindi, perché io comunque nasco come, cioè da 10 anni aiuto le persone a scrivere, però ho sempre lavorato prevalentemente con gli adulti. Quindi mi sono avvicinata, ecco, a questo mondo in un secondo momento, perché poi fare formazione agli adulti, quindi aiutare gli adulti a scrivere, è una cosa ovviamente ben diversa da far scrivere i bambini. Certo. E quindi questa parte ludica è una parte che io ho riscoperto, no? E come dire, noi ci siamo incontrate perché questa sua grande passione per le storie, ma anche questa sua grande passione per far scrivere le storie ai bambini che aveva in classe, le abbiamo proprio mescolate, cioè abbiamo iniziato in realtà a sperimentare. Quindi queste storie che io raccontavo e che facevo scrivere ai bambini, poi hanno dato, dopo diverso tempo, come dire, hanno fruttato dei metodi, cioè abbiamo osservato le cose che funzionavano e abbiamo provato a metterle proprio sulla carta. Quindi cosa funziona con i bambini, cosa li coinvolge, cosa li stimola. E da qui, insomma, hanno iniziato a venire fuori questi metodi didattici, no? Che poi, ripeto, la forza dei metodi qual è? Che sono stati sperimentati nelle classi.
Quindi okay. Tutti i metodi che sono nei libri sono metodi che hanno fatto creare storie ai bambini, quindi che hanno funzionato. E allora prima sono stati sperimentati e poi sono diventati un libro. Ecco, questa è la forza, no? E quindi poi quando io ho girato un po' per le scuole, per le classi, portando questi metodi, ho avuto in realtà dei rinforzi. Ho visto che i metodi funzionano proprio perché quasi sono stati aggiustati dai bambini. Cioè, nel senso che magari se c'era qualcosa che non era particolarmente funzionale, lo abbiamo scoperto facendoglielo fare. E allora lo abbiamo aggiustato, anzi addirittura a volte, no, nella stesura delle storie, io chiedevo a loro, magari, o loro chiedevano a me, ma non può succedere questo, ma non c'è questo personaggio. E allora è stato tutto un processo, come dire, anche molto stimolante, molto divertente, no? Sì, sì. Cioè, quasi ora, collaborare con loro affinché... sicuramente poi lavorare con i bambini è qualcosa veramente di fantastico, cioè lì la creatività proprio è ai massimi livelli, perché lì c'è proprio la genuità, proprio il lavoro vero. Ora, rientrando in libri in vacanza, un motivo per cui i tuoi libri, Gel, appunto Il Pirata e La Strega, può essere un buon libro per l'estate? Allora, sicuramente perché è un libro operativo che diverte i bambini. Cioè, i libri operativi, questo sempre per quello che abbiamo sperimentato anche con la docente che si chiama Olmina Siani, che ha scritto con me questi libri, come dire, i libri operativi dai bambini vengono registrati un po' come il compito per le vacanze, no? Invece questo libro, nella sua operatività, permette ai bambini di divertirsi, perché diventa proprio operativo, nel senso che loro si costruiscono gli strumenti per inventare le storie e poi le inventano. Ad esempio, all'interno del libro ci sono proprio delle cose che loro possono fare attivamente, quindi proprio scrivere piuttosto che colorare, piuttosto che inventare, piuttosto che ritagliare. E quindi diventa, ecco, un processo per loro poi divertente, che non viene recepito come un compito. Allora, intanto, questo potrebbe essere un primo incentivo, no? Perché far fare proprio qualcosa, coinvolgere i bambini con appunto il coinvolgimento pratico, questa potrebbe essere una prima cosa. E poi perché la storia, io l'ho raccontata, penso, a quasi 10 classi nel tempo, è piaciuta a tutti i bambini, quindi... Questa è la garanzia che intento di dare, cioè è una storia che piace ai bambini. Quindi Gel, Il Pesce, La Strega, I Pirati, casa editrice Rapsodia, giusto? Sì. E giusto. Lo possiamo trovare sia in libreria che online? Sì, in tutti gli store online, nelle librerie. Noi addirittura qui avevamo delle librerie che proprio ce li avevano fisicamente disponibili. E quindi, insomma, comunque si trovano, se non dovessero esserci basta ordinarli, però sì, oppure si può contattare direttamente anche la casa editrice. Sì, anche sul mio sito ci sono comunque link a questi libri, anche all'altro, che è quello che copre la quarta, la quinta, quindi bambini un pochino come si intitola? Lucky, un cucciolo nella foresta. Ah, quindi cambiamo dal pesciolino, passiamo al cagnolino. A cagnolino, ok. Beh, essendo più grandi, in effetti i bambini hanno bisogno di più interazioni. Ti ringrazio, sì. Loretta. Grazie. Gianpiero. Eccomi. Libri in vacanza. Perché dovrebbero leggere i tuoi libri? Ah, beh, bella domanda. Intanto, se non hanno niente da fare. No, per trovare qualche motivo in più per approfondire, ecco. E poi magari se vogliono approfondire c'è qualche altro testo, però insomma, diciamo che questi sull'arte sono sempre dei testi nei quali io cerco di affrontare l'arte, come hai detto tu, non semplificando e quindi rendendola banale, ma cercando di renderla fluida, come dire, facile da inquadrare, in qualche modo interessante, in qualche modo stimolante. Quindi l'invito è, sotto questo profilo,
naturalmente magari accompagnandolo con un buon bicchiere di vino in qualche buona località che ci dirà Stefano, con però Stefano con qualcosa di piccante, cioè non si può venire in Calabria e non mangiare roba piccante, non, morirei, non è possibile. Possono leggerlo anche i ragazzi? Sì, senza dubbio, senza dubbio, è un libro per tutti, quindi anche i ragazzi della terza età possono leggerlo, quindi soprattutto loro, perché secondo me non c'è cosa più bella che scoprire delle novità quando insomma si è fatta una vita occupandosi di tutt'altro, dal lavoro alla famiglia eccetera, con un po' di libertà in pensione. È molto piacevole secondo me riscoprire l'arte, è un bel mondo, eh? È un bel mondo per loro, per i nonni e per i nipoti, poi noi in mezzo cerchiamo di ritagliarci uno spazio possibile, diciamo così. Ok, Stefano! Visto che si parla di enogastronomia, allora posso dire, non c'è solo il peperoncino, ci sono anche tante bellissime cose. Ecco, nella zona 2 a Giampiero, non so, le sagne, so che fanno, le melanzane, guarda, la parmigiana è particolarmente rinnovata, insomma, la parmigiana di melanzane, ma... le scilatelle o scilatelli che vengono fatti un po' dappertutto, a Vibo sono nella zona del Vibonese, la frittura su ricci, come si chiamano, sono dei pesci, e poi mi sbaglio gli accenti, Le fritture di ogni genere, qui il pesce si fa in tutti i modi. Però ecco, la cucina calabrese, diciamolo attraverso te agli amici che vorranno visitarla, insomma è una cucina impegnativa. Quando si viene a mangiare devi avere, qui in Calabria devi avere diciamo uno stomaco e un palato pronti alla competizione, alla prova più ardita, Adesso ti dirò una cosa che ti farà arrabbiare, Giampiero. No, ma sai che ho assaggiato la 'nduja vegana. No, 'nduja vegana non si può. Buonissima, ti giuro, buonissima, fatta con i pomodori. Fatta con i pomodori. Ma sì, si può fare, però che non la chiamassero 'nduja, insomma, dai. Cioè, non si può, vabbè, non si può. C'è questa cosa di riprendere un po' i nomi di alcuni cibi particolari per trasformarli. Ma qui qualunque cosa che assaggi in Calabria ha un sapore forte. Cioè, magari scendendo in Sicilia, Stefano ce lo può dire, i sapori sono più delicati, più intensi sotto certi profili, più ricercati. Invece in Calabria è come se insomma si facesse veramente un combattimento a tavola. Però è un'esperienza da fare, una volta all'anno la devi fare. Stefano, consigliaci un posto dove andare a mangiare, no, perché tu nel tuo libro metti anche qualche accenno. Certo, io ricordo sempre che alla fine dei miei capitoli faccio le schede enogastronomiche suddivise per province, ovviamente qualche piatto me lo posso perdere. Poi amo i dolci, tartufo di pizzo, torrone di Bagnara, insomma ne ho messi comunque. E poi dopo metto anche gli eventi da non perdere, metto anche tu, ecco, visto che prima si parlava delle certificazioni dell'UNESCO, in realtà io metto tutte le certificazioni turistiche, quindi dai borghi più belli ai borghi autentici, alle bandiere arancioni, alle bandiere blu, e anche la Calabria tra l'altro ha avuto anche qualcosa di bandiere dell'UNESCO, oltre a Palmi, la loro magnifica manifestazione della varia, però poi ecco, non so, ho letto che c'è l'arte dei muretti della Costa Viola, oppure ci sono le foreste del Pollino sono state premiate, quindi io penso che prima o poi la Calabria avrà anche qualche premio anche di questi borghi bellissimi, tra l'altro ci sono vari borghi d'Italia premiati, iniziano anche le bandiere arancioni ad essere premiate, queste sono quelle che sono date dal Touring Club.
E poi direi, ecco, ho messo qualcosa sulle strutture ricettive, certo, qualche ristorante carino, e poi le curiosità, tra l'altro mi fate pensare un po' anche che la Liquirizia, io non lo sapevo, ma una delle più grandi aziende storiche italiane è la Marelli, dove vengono fatte, esatto, la Liquirizia, a Rossano sta. E poi non lo so, ecco, come curiosità, chiaramente non esistono solo gastronomiche, non so, Guardia Piemontese che si parla un dialetto occitano, oppure se no poi mi picchiano i miei allievi, perché sapete che io poi insegno formazione, conosco tantissimi calabresi, ma all'università mia praticamente la maggior parte dei miei tesisti sono tutti calabresi, anche il mio collega Santo che saluto, anzi saluto pure Iosetta, ecco, i calabresi so che mi sentono, però voglio ricordare, ecco, la cultura al Brescia, ecco, che hanno anche lì delle tipicità particolari, come può essere, ecco, la danza della Valgia, credo Valgia, non so come si pronuncia, ecco, visto che hanno delle danze particolari, e mi dicono anche a livello culinario molto specifico. Cosa posso dire? Non c'è un paese unico, io direi ogni provincia penso che ci abbia poi il suo, io direi che è molto bello sia la parte poi più meridionale, che è piuttosto diversa poi dall'area settentrionale della Calabria, sicuramente. Quindi, cari italiani, la Calabria non è solo un villaggio turistico, ma è tanto, tanto di più. E quindi, approfittando del libro di Stefano, possiamo organizzarci un bel tour turistico ed andare a vedere cose completamente diverse e nuove. Giusto? Per restare in tema, si sarà capito che amo il peperoncino. C'è il Festival del Peperoncino a Diamante. A Diamante, l'ho scritto. Lo fanno anche a Rieti, anche qui nel Lazio, a Rieti lo facevano a settembre. Io ci sono andata, 860 varietà di peperoncino. Ho scoperto che in realtà il vero peperoncino è dolce, non è piccante. Sai, anche i francesi dicono che è un peperoncino. Ma in Calabria secondo me non lo sanno, in Calabria solo chi ha il fisico. Quelli piccanti. quelli dolci non sono neanche considerati peperoncini. Da noi, esatto, diciamo, no, è duce, non vale la pena. Io già però sono stato con ragazze calabresi, il peperoncino non me l'hanno mai fatto, forse perché mi volevano bene. No, ti volevano bene, perché guarda, anzi, bisogna dire che l'anduia non è poi così piccante. Cioè, l'anduia, tutto sommato, non è una pietanza particolarmente piccante. Ci sono, per voi sempre, sì, certo, per il vostro certo punto di vista. Vabbè, mare per po' dei capperi e di olive, insomma, figura. Qual è la cosa? Finiamo facendo un omaggio al peperoncino. Giampiero, qual è la cosa più piccante che c'è in Calabria? No, vabbè, praticamente lo metti dappertutto il peperoncino, quindi non è che ci sia qualcosa. Oddio, da un po' di tempo le vendono anche nei supermercati adesso, cose che fanno le bombe, cioè sono delle bombe di peperoncino piccante, puro peperoncino, sono messo sott'olio, sta roba così, che effettivamente ne basta un pizzichino da mettere sulla pasta, ma proprio la punta di un cucchiaio, di un cucchiaino, attenzione. E già noi si dice avvampi. Cioè, prendi muori fuoco. Proprio quello. Prendi fuoco. Però è da fare. Bene, salutiamo i calabresi, diamo questo omaggio al peperoncino, saluto i miei ospiti, Loretta, Stefano e Giampiero. E mi raccomando, ragazzi, quando andate in Calabria ci sono veramente tante tante cose da vedere, e per chi non può andare comunque ci sono questi bellissimi libri che vi ho fatto conoscere oggi, con il quale potete comunque viaggiare con la fantasia. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao! Ciao! Ciao.